Allora, eccoci ritornati a parlare di aziende un po' particolari, aziende da dividendo. Come sapete, a me piacciono i dividendi e in questo caso andiamo dall'altra parte del mondo, in una nazione che non avevo mai valutato fino a quando non sono riuscito ad accedere al conto di PG Saxo, Saxo Bank, che così come Interactive Broker dà accesso a tantissimi mercati, ma col vantaggio che essendo appoggiato il conto a Banca Generali, Generali Private, ci fa anche da sostituto d'imposta, per cui io ho l'amministrato senza dover sbarellare su altri broker. Va bene, non divaghiamoci, io sono Pasquale e questo è Risparmio e questo è il canale del vostro amichevole risparmiatore della porta accanto, anche investitore della porta accanto. Per cui cominciamo subito senza perderci in bazzecole, ricordandovi prima di tutto che se siete nuovi sul canale potete iscrivervi e cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo e ovviamente se il video vi è piaciuto un bel pollice in su. Allora andiamo subito a parlare di queste aziende in Sudafrica, andiamo a farci un viaggetto in Sudafrica. Non ci sono mai andato, tu ci sei andato? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ovviamente i vari disclaimer sono sempre di obbligo, si tratta di aziende di paesi meno liquidi rispetto a Stati Uniti d'America, Germania, Australia, Europa e così via, però comunque sono delle occasioni che secondo me non vanno perse. Si tratta tutte di aziende che hanno la doppia tassazione, per cui abbiamo anche una tassazione alla fonte, così come la maggior parte delle aziende, e dobbiamo concentrarci più sul business che non sul dividendo, ovviamente se vogliamo fare un investimento fatto con la testa. Sono aziende che non vanno bene per tutte le tipologie di strategie, come andate a vedere adesso che andiamo appunto un po' a concentrarci sulle aziende, la maggior parte di queste, proprio per il territorio del Sudafrica, sono relative al mercato dell'estrattivo. Io ovviamente ho cercato di evitare il mercato estrattivo a tutti i costi, cioè ne ho messe un po', ma ovviamente ho cercato di variare quello che è il ventaglio di aziende da cui andiamo a scegliere. Non tutte queste aziende hanno dividendi stabili, ovviamente, non potrebbero averle neanche in futuro. Poi sono aziende che, essendo dall'altra parte del mondo, sono meno studiate, per cui ci potrebbero essere delle situazioni che, diciamo, potrebbero farci trovare a un certo punto con delle perdite senza che noi sappiamo per il motivo perché, perché appunto sono meno studiate. E ovviamente, per chiudere, come sempre, questi non sono consigli finanziari, ma porto questo video solo a scopo educativo e illustrativo. Ovviamente queste aziende andranno poi approfondite nel caso in cui una persona volesse andare effettivamente ad aggiungere nel proprio portafoglio. Partiamo dalla prima, si chiama Sibanye Stillwater, ticker SSW, si occupa, come dicevo prima, di estrazione mineraria e ovviamente anche questo è il Sudafrica. Le slide adesso saranno tutte nella stessa impostazione anche per i video futuri, però andrò sempre anche nei video in cui la nazione è unica, sempre a identificare la nazione con sede dell'azienda, il dividendo lordo è la tassazione all'origine, il dividendo netto, la market cap, la data di fondazione e i dipendenti. In questo caso si tratta di un dividendo lordo del 12,2%. All'origine viene tassato al 20%, per cui a noi in tasca in Italia ci entrerebbe un 7,22%. Market cap di 141 ZAR, che è la valuta sudafricana, rand sudafricano, per cui 7,9 miliardi di euro di capitalizzazione, un'azienda piuttosto grande, fondata nel 2013 con 80.000 dipendenti. Opera come società mineraria di metalli preziosi in Sudafrica, Stati Uniti, Zimbabwe, Canada e Argentina. Produce principalmente oro, metalli del gruppo del platino, cosiddetti PGM, palladio, platino e rodio, e sottoprodotti come l'iridio, il rutenio, il nickel, il rame e il cromo. Possiede anche le miniere di East Boulder e Stillwater, situate nel Montana, negli Stati Uniti d'America, e il complesso metallurgico di Columbus, che fonde il metallo estratto per produrre pannelli di filtrazione ricchi di appunto PGM, palladio, platino e rodio, oltre a svolgere attività di riciclaggio di questo prodotto. La società è anche coinvolta nelle operazioni Kroondal, Rustenburg, Marikana e Platinum Mine situate in Sudafrica, Mimosa situata nella parte meridionale della Grande Diga in Zimbabwe, le operazioni di superficie del Driefontein, Kloof e Cooke situate nel West Rand del Witwatersrand Basin e poi la Beatrix situata nello Stato Libero Meridionale. Inoltre possiede un interessante interesse negli impianti di ritrattamento degli sterili di superficie,
Il progetto Marathon PGM in Ontario, in Canada, i progetti di Oro Rame, Altar e Rio Grande nelle Ande del Nord-Ovest dell'Argentina, poi i progetti di Hotspur e Zondermann PGM in Sudafrica, e i progetti d'Oro, Burnstone e Southern Free State in Sudafrica. È stata fondata nel 2013 e ha sede a Welterweerden Park in Sudafrica. Seconda azienda, Storage Self Storage, un'azienda col ticker SSS, e anche qui io non mi smuovo, vado sui REIT. Un dividendo lordo del 7,58%, tassato al 20% all'origine, per cui un dividendo retto che entrerebbe nelle tasche degli italiani del 4,49%. Market cap di 6,1 rand sudafricani, 342 milioni di euro. Fondata nel 2006, ha 349 dipendenti, è appunto un REIT che investe in mercati immobiliari del Sudafrica. È focalizzato sulle proprietà, l'acquisizione, lo sviluppo e la gestione di risorse di self-storage principali. Quotata con successo nel CSE nel novembre 2015, StorAge serve più di 38.400 inquilini attraverso il suo portafoglio di 86 proprietà, 76 correnti e 10 nuove proprietà in fase di sviluppo. Il portafoglio sudafricano comprende 54 proprietà di self-storage per un totale di 360.600 metri quadri calpestabili affittabili. Anche delle proprietà nel Regno Unito, dove possiede Storage King, il sesto più grande marchio di self-storage nel Regno Unito, che comprende 22 proprietà di self-storage con circa 82.500 metri quadri di GLA. GLA sta per praticamente superficie affittabile. Storage Property REIT è stata fondata nel 2006 e ovviamente ha sede, pensate un po', nel Sudafrica. La terza azienda è Kumba Iron One Anglo American, che insieme alle sue sussidiarie si occupa di esplorazione, estrazione, arricchimento, marketing, vendita e spedizione di minerali di ferro, principalmente in Sudafrica. L'azienda produce minerali di ferro nelle miniere di Sishen, Kolomela e nella provincia del Capo Settentrionale. Gestisce anche un porto nella baia di Saldana. L'azienda fornisce il proprio minerale di ferro all'industria siderurgica, prevalentemente esporta in Cina, resto dell'Asia, Europa, Medio Oriente, Nord Africa ed Americhe. È stata costituita nel 2005 e ha sede a Centurion in Sudafrica. Kumba Iron One Limited è consociata a Anglo South Africa Property Limited, per cui ha questo simbolo che si chiama Anglo American. Il suo ticker è KIO, anche in questo caso estrazione mineraria. Dividendo lordo del 32,29%, che è andato a decurtare del 20% all'origine e del 26% italiano, farebbe entrare il 19,11% nelle tasche degli italiani. Ha una market cap di quasi 145 miliardi di rand sudafricani, per cui 8,3 miliardi di euro. Fondata nel 2005, ha 6.100 dipendenti. Il dividendo, che è molto alto, io sono andato anche a controllarmelo poi sui vari siti per vedere insomma se era coperto oppure no, ed effettivamente, pur essendo ad un altro payout ratio, è comunque diciamo al 95-96%, per cui l'azienda non paga tutto o perde soldi per pagare il dividendo, e questo mi ha stupito piuttosto tanto. Detto ciò, comunque è un dividendo altissimo e andrebbe ponderato in maniera molto, ma molto, diciamo con criterio, se uno veramente volesse aggiungerla al proprio portafoglio. Poi abbiamo su Fairwest Property Holding, indovinate un po', anche questo è un REIT col ticker FVT, un dividendo lordo dell'11,31%, che farebbe entrare gli italiani con la doppia tassazione un 6,7% netto. Market cap di 2,1 miliardi di sudafricani, 118 milioni di euro, fondata nel 1998, e io da nessuna parte sono riuscito a trovare il numero dei dipendenti su nessun sito. Se qualcuno me lo trova, per favore me lo faccia sapere qui sotto, così aggiorno le slide. Appunto, è un REIT con un focus unico sulle attività al dettaglio ponderate per i centri commerciali non metropolitani e per cui rurali, nonché i centri commerciali di comunità e di convenienza che servono il basso mercato in nodi ad alta crescita vicino alle reti pendolari, per cui sono centri commerciali nelle aree suburbane o aree rurali in cui praticamente c'è poca gente, ma magari c'è anche gente che è diciamo pendolare, per cui vive in quei cosiddetti paesi dormitori, come per esempio potrebbero essere quei paesi nell'hinterland del Milanese, dove la gente ci vive, ma poi magari non è che ci sia molto in termini di negozi o attività produttive. Invece, in questo caso, questi centri commerciali vengono costruiti proprio in quelle zone per creare appunto una specie di egemonia, una specie di monopolio in quelle zone in cui nessuno vuole andare a costruire.
Il portafoglio immobiliare di Fair West è composto al momento da 42 proprietà in tutto il Sudafrica, con 243.000 metri quadri di superficie lorda affittabile e valutate in 3,16 miliardi di rand sudafricani. Il portafoglio è prevalentemente focalizzato nel settore retail con un 95%, con un'esposizione selettiva anche agli immobili a uso ufficio del 5%. Fair West è ben diversificata nelle principali province del Sudafrica, con una suddivisione del reddito regionale in KwaZulu-Natal 24%, Western Cape e Capo Ovest 18%, Gauteng 24%, Free State 11%, Capo Nord 9%, Limpopo 5%, Capo Orientale 6% e Bumbalanga il 2%. Ultima azienda, GSE Limited, che opera come borsa valori di Sudafrica. Praticamente è il cosiddetto stock exchange sudafricano, come potrebbe essere Euronext, ad esempio, ad Amsterdam, come potrebbe essere il NYSE negli Stati Uniti d'America, o appunto la cosiddetta piazza affari. In Italia c'è il GSE, che appunto ha come ticker GSE, si occupa appunto di finanza, un 6,42% di dividendo lordo che farebbe entrare un netto 3,8% nelle tasche degli italiani, 8,9 miliardi di rand sudafricani, 501 milioni di euro, fondata nel 1887 con 400 dipendenti, appunto si occupa di servire il mercato dei capitali sia dal punto di vista della negoziazione, post-negoziazione e informativa. Gestisce anche servizi di negoziazioni per azioni ed indici, debito, così anche titoli societari, verdi governativi e mercati derivati come derivati su azioni, obbligazioni, tassi di interesse, materie prime e valute. Oltre a offrire anche i dati in tempo reale o diciamo ritardato sul mercato azionario. Offre inoltre servizi di compensazione, gestione del rischio e regolamento per i mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. È stata fondata nel 1887 e ha sede a Johannesburg in Sudafrica. Benissimo, siamo arrivati anche alla fine di questo video, nel quale vi volevo ricordare che ovviamente queste aziende che ho selezionato sono selezionate solo in base ad alcuni parametri molto generici che servono poi da, diciamo, idea o comunque da istruttore che servono comunque da idea per chi poi volesse andare a approfondire un determinato mercato. Da quando ho Saxo, diciamo, vado a approfondire mercati un po' più esotici, arriveranno anche il Giappone, arriverà anche l'Australia, arriverà Hong Kong, Singapore, la Cina. Datemi tempo che vi porto tutto. Ovviamente, se questi contenuti sono di tuo gradimento, ti chiedo di farmelo capire lasciando un bel pollice in su e, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!